Dramma della solitudine al parco del Cillarese, dove un giovane senza tetto polacco è stato ritrovato morto all'interno di un rifugio di fortuna ricavato in una roulotte abbandonata sotto il ponte che conduce alla strada Pittachi. Il tragico ritrovamento arriva a 24 ore di distanza dalla tragedia sfiorata ieri da un disoccupato brindisino che a pochissimi metri dal posto dove il polacco è stato ritrovato privo di vita aveva tentato il suicidio gettandosi dal ponte. A chiamare il 118 un altro giovane che condivideva il posto per dormire in una tenda vicina alla roulotte, preoccupatosi dopo aver visto il compagno esanime. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, presumibilmente per cause naturali, e avvisare i carabinieri. Il polacco viveva con due cani. I militari dell'arma, prima di presidiare la zona, hanno richiesto l'intervento della Calappia Cani per poi effettuare i rilievi del caso. Pochissime frammentarie le informazioni sul polacco deceduto, che pare avesse con sé solo alcuni effetti personali, recuperati comunque quella per strada. Da alcune indiscrezioni pare che sia stato ritrovato anche un cellulare appartenente al giovane deceduto, dal quale probabilmente i carabinieri potranno estrapolare informazioni sul giovane ed eventualmente avvisare i familiari dell'accaduto.